Oh sì, Dunis, dammi le tue tettine, dai. Cosa? Ah, che schifo, Oh! brutto, pervertito. Vattene immediatamente via e poi sistema questo. No, dai, ti prego, adesso lagga. No, no, non No, sta laggando. scusa! Ha laggato per colpa tua. Ti devo picchiare male. Ah, sono in Mannaggia a creativa, te. non puoi. E poi guarda che pervertito, sai, 874 anni, ma la tua sapienza è straordinaria. Quindi, Gabri, tu inizi a fare la tua casa di M, la casa carbone contro casa carbone, ovviamente, perché ragazzi, noi dobbiamo fare, vedere chi è che costruisce meglio. Gabri sa costruire bene, quindi per noi la sfida sarà ancora più difficile. Molto ardua, Nonno, sì. Ecco. io ho pensato di fare una cosa, dato che il carbone è un po'... Allora, prima di tutto Fa prendiamo... schifo. Sì, esatto. Poi dopo dobbiamo cercare di emulare, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare anche di usare i colori. Ah, i colori, ecco. Ma stai già Ricordatevelo. usando il grigio. Dai, Fa zitto, che schifo. io so cosa sto facendo, invece Sto tu no. laggando. Gabri? Ok. È colpa di Gabri. Io ne sono abbastanza certo che sia colpa di Gabri. Sì, Stupido può ignorante che non sei essere. altro. Allora, questa cosa potrebbe essere un piccolo problema. Perché? In realtà Perché? facciamo così, guarda. Perché? No, 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 abbiamo sbagliato tutto. No, ok, no, no, No. è giusto, giusto. Molto bravo, molto bravo. Allora. Dobbiamo cercare di emulare un po' un carbone, no? Tipo, facciamo un po' di macchia così, un po' di macchia cosa. Ok, ci Gabri, sta, ci sta, ci tu sta. farla un po' diversa, no? Perché, cioè, nel senso, Non si può sentire. se ci copi, davvero non ci può sentire? No, è andato, è Ah, andato. che stupido, ignorante, imbecilloide che non sei altro. Ma come ti hai permesso di andarsene via così a Se vuoi caso? lo sposto. No. No, non lo Beh, sposto, di credo. semplicemente di non copiare. Perché sennò poi dopo Duni si innervosisce. Qua facciamo anche le finestre perché deve essere una casa, ovviamente. Quindi noi possiamo iniziare già a prendere tipo le window. Cosa ho messo io? Una cosa molto brutta. Le windows che potremmo usare. Quale finestra dite di usare voi, ragazzi? Popolo, quale? Per il carbone che finestre servono? Nere? Ma nere No, fa schifo. assolutamente no. Appena detto. Usiamo queste che ci stanno molto bene, credo, in Fanno realtà. schifo. Sì, No, cioè. fanno abbastanza schifo, in effetti. Vediamo però ma. se sono simmetriche. Sì, sono Ok. simmetriche, però rosso col. Vabbè, senti, stai zitto un po', perché non so io chi ti credi di essere. Gesualdo, credi di essere Brammaspidi? No, no. Allora. Sì, proprio lui. Sono proprio lui. Il grande Brammaspidi che tutti conoscono. Ok, dai, devo dire ci sta, no? Anche perché poi L'idea è esce. bellissima, è molto No, bella. dai, fa schifo, scusami tanto, però. Sì, infatti fa schifo, è orribile. Cioè, sembra che ci abbia tipo un brufolo enorme. Ma cosa è successo alla tua voce? Cioè, si era un attimo rotta, eh? Cioè, un po' Come se tanto. no, no, Sì, no, come se è rotta. tutto quanto. Poi anche qua, facciamo un'altra finestra, cioè, se no, poi dopo è brutto. Ok, lo fai te? Sì, diciamo che la faccio. Dai, mettiamo un altro window. Perché quella là mi fanno abbastanza schifo. Ragazzi, voi dovete sapere che queste finestre. Io ho una fissa per le finestre. Dovete sapere questa cosa. È A la tua me. passione. Sì, proprio così. A me piacciono molto le finestre. Però sono un po' particolari queste finestre. Quindi, oh, che schifo. Usiamo altri tipi. Tipo queste qua. Dai, ci stanno queste, no? Più o Sono meno. orri... Cioè... Come ti Sì? permetti? Cosa hai detto, Sono un scusa? po' bruttine. Sono un po' bruttine, ecco, non sono Allora, bellissime. pensa tu alle finestre, perché ci dobbiamo anche organizzare. Poi Va non bene. hai continuato niente. Cosa devo fare? Tutto io? Mannaggia, adesso prendo la Vabbè, cerco delle wand. finestre. Esatto, cerca delle finestre prima che Duni si possa innervosire, stupido ignorante che non sei altro scurreggione e cagone No. di. Sì, cagone, questo che. Ok, uno. Quindi posso fare slash set. Uno. Molto bene. Cosa ho fatto? Oddio! No, 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 che dopo esplode tutto. Allora, scusa Sai un come va a attimo. finire? Ferma un No! attimo. Mi sa che non ho selezionato, sono stato un pochino stupido, ma dopo. Ma perché no? No, allora, Guarda che belle che sono adesso queste. stai zitto perché mi sto per innervosire. Allora, Scusa. cosa ho fatto? Set 1, ok, perfetto. L'importante è che funzioni. No, ragazzi, scusate un attimo, problemi tecnici non indifferenti. Ma è nana sta cosa. Scusa, cos'è che hai messo qua? Sono bellissime anche se sono nere, sono asimmetriche, però sono belle. Hai fatto male, hai messo le finestre nere. Io cosa ho detto di usare? Ma Ho sono detto di usare i belle. colori, che a me fa schifo il nero, fa schifo il bianco. Sono gusti No. però, eh. Quindi usate i mannaggia di colori, porca miseria, per non dire qualcos'altro. Allora, door. Quale porte utilizziamo? Potremmo utilizzare delle porte a tema casa ma magica, tipo. Oddio. Guarda che difficile, cioè nel Ah, non ne ho senso. idea, io poi. Sono Sì, tu poi fai un po' stupido. schifo. Sì, proprio No, così. no, Certo che no, te lo dici no. pure da solo, sei proprio stupido il No, doppio non però. volevo intendere quello. Allora, Dai. un, due, dai, asimmetrico, tre.
1, 2, 3, 4. No, è asimmetrico. Queste porte non vanno bene, fanno schifo. Dobbiamo prendere ne altre. Che ragazzi, no, fateci no, sapere. È bruttissimo. Se mi parli addosso, io ti faccio fuori. Su Minecraft. Scusa. Ok, scusa. Allora, dicevo, ragazzi, fatemi sapere se volete vedere altri di questi episodi molto belli. Delle costruzioni su Minecraft. Che potremmo inventarci di tutte le cose possibili ed immaginabili presenti su questo universo parallelo. Perché dovete sapere che l'universo è fatto sia non parallelo che parallelo. Noi in questo momento siamo nell'universo parallelo, dato che appunto. esatto. Ah, mio San Marpiro. Cosa, che schifezza è? No, vabbè. Ah, boh. Cioè, ok, vabbè, no, va bene così, guarda. In realtà va bene. Mamma Oddio, mia, che schifo. No, ma è un po'. Vabbè, vabbè, dai, diciamo che va bene. Cerchiamo di non perdere. Allora. No, please, non eliminarle, sono troppo belle. Stanno. Dai. Guarda, Gabri, ma cosa dovrebbe essere, dai, quella cosa? Non Oddio, ne ho idea. È un meteorite. È sì. Però più bello della volta. Facciamo così. Sopra, in realtà, cerchiamo di metterci qualcos'altro. Mettiamoci. Okay. Mettiamoci tipo del carbone che scende giù. Fai tu il tetto, però. Fallo sì, tu. Sì, sì, va bene. L'importante okay, è che c'è un casino. Mamma mia, ho laggato come una scrofa. Oh. Scusate, ragazzi. Allora, adesso prendo un po' un colore bello. Che dovrebbe. Dai, cosa sto facendo? Sto buttando via i blocchi. Però la concrete, dovete sapere che io amo la concrete su Minecraft. È proprio la mia amante. 251.14. Come? 205. No, cosa ho scritto? 251. Ok, perfetto, molto bene, sono contento. È rosso, okay. Però il rosso ci sta sempre bene. Soprattutto se poi in giro c'è anche il giallo, no? Per dire, no? E poi dopo nella casa cosa c'è? C'è tipo una cucina che noi adesso andremo a mettere. Perché le cucine sono importanti. Sì. C'è anche delle cose. Ok, cosa avresti tu? Dimmi un attimo. Le decorazioni molto belle, te le ho lanciate. Ah, e delle decorazioni, bravissimo. Proprio ciò che stavo cercando, avevo in mente proprio questo di mettere. Molto importante fare cercare. Stai parlando basso. Non stai è vero. No, scusa, adesso urlo come un dannato. Stavi parlando. Come. Io come devo fare con te? Dimmi tu come devo fare con te. Picchiami, ti do il consenso di picchiarmi. Ma altro che, cioè, ma ti faccio pentire di essere nato. Cioè, no, allora, no. Ma cioè, veramente. Ma io boh. Cioè, a me sembra a volte di parlare con un troglodita. In questo caso, il troglodita saresti tu, ovviamente. Perché chi deve essere? Non è mia intenzione. Non era tua intenzione, invece, hai fatto male come al tuo solito. Però sto cercando di capire come posizionare questa cucina. Perché guardate che è difficile in una casa a quadrato. È un po' difficile, devo dire. Allora, cerchiamo di mettere anche. Sì, immagino. Queste cose che poi ci stanno sempre bene. A me piacciono molto decorare, tipo anche. Poi prendiamo il fridge, perché è molto utile il fridge, ragazzi. Poi dopo il frigorifero. Cosa ci metti nel frigorifero poi dopo? Cioè ci metti cose, no, tipo io ci metto il cioccolato, molto buono. No, che poi per carbone altro. Ma sei normale? Cioè, scusa, cosa stai dicendo? Sì. No. Cioè, a casa mia io nel frigorifero metto il carbone, poi non so te. Beh, hai ragione, intanto ci metto anche un po' di carbone. No, non si può mettere! È perché la crayfish è fatta troppo bene. Però aspetta che adesso metto anche un po' di. No, prima devo finire una cosa, quindi facciamo così, ok, perfetto. La musica è molto importante, la musica. Poi mettiamo il forno. Il forno è molto importante, ragazzi, devi sapere, perché è la parte più importante della casa. Non è vero, in realtà, però. No, in realtà, qual è la vostra parte preferita? Scrivetelo nei commenti. E poi, anzi, mettete nei commenti, tipo, un emoji della parte più importante della casa. Tipo, ci sono i forni nell'emoji, no? Oppure, tipo, cose strane. Oppure, tipo, non lo so, il cesso, per esempio. Anche quello è molto importante nella casa. Dopotutto, si sa che senza cesso. Ma con quello non ci mangi minca. Cambiamo discorso perché sì, esatto. Cambiamo discorso. Meglio cambiare discorso perché sennò poi dopo qua potrebbe essere abbastanza insomma compromettente il tutto, no? È un po' poi brutto anche parlare di forni e di, cioè, insomma, di cessi. Perfetto, devo dire che sta andando bene la costruzione della casa, sono molto contento. Poi sono anche contento di aver iniziato questa casa, questa serie, volevo dire, sì, questa casa, certo, cosa me ne frega a me della casa, proprio non lo so, non mi interessa niente della casa, però copriamolo così, è come se fosse, capito, una specie di open space, qua con un muro, praticamente appena entri ti vedi questo muro davanti. Però qua cosa ci possiamo mettere? Una cosa molto bella, prima di tutto cambiamo qua perché è importante, ok, molto bene, fatto, è importante tutto ciò, ragazzi. Però mettiamo un divano qua, ragazzi. Dovete sapere che il divano ci serve sempre, perché quando voi non avete voglia di fare niente, cosa fate? Voi non andate sul divano. Sì. No, io sto sul letto. Sul letto, sì. Vabbè, scrivete anche qua voi dove preferite stare. Tipo, io sto. Boh, in realtà non sto mai sul divano. Sto sempre alla scrivania. O a volte sì, anche nel letto. Però dipende un po'. Dipende dalla cosa. Qua si è buggato un attimo, ma fate finta di niente. Ah, e poi adesso la TV.
La TV. Guarda, quella è indispensabile. No, no, no. No, cosa? Sai cosa? Tu sai come fare una cosa? Ops. Cosa? Tipo, cosa? Sì, però se non stai sveglio, poi dopo Duni si arrabbia, quindi stai sveglio. Avevo spaccato un blocco a terra, avevo spaccato un blocco a terra. Sì, okay. Ah, vuoi mettere sì, cioè, ma tu sai come si, sì, ma tu sai come si fa? Credo di sì, credo di sì. Se vuoi provo. Ok, mi raccomando, è su Imgur, ricordi? Sì. Ok, sì, perfetto. Allora, adesso qua cosa posso metterci? Potrei una divertente, però, mi raccomando, ricordati, perché sennò poi dopo magari chissà cosa metti. Prima di tutto metto una canzone un po' più carina. Questa qua che ci sta molto. Anch'io canto molto bene, devo dire. Nonno, tu dimmi un po' cosa metteresti qua. Io sì, ci metterei la scrivania, cioè nel senso, non lo so, il computer, non vedo nulla. Le cose. Stai zitto, non vedi nulla, non mi interessa, tu devi parlare perché. Cioè, in una casa come questa, in una casa del carbone, cosa ci metteresti? Cioè, io ci metterei un po' di cose, tipo. Ma del carbone. Non va. Del carbone. E ti devi bloccare quando parli, scusa o... Cioè no, perché... Scusa. No, magari mi sbaglio io, cioè nel senso poi sono cretino io, no, magari... No, ragione, sono un imbecille io, sono un imbecille ecco, io. Appunto, sì, confermo che sei un imbecille idiota. Cioè, insomma, evitiamo di offendere un po' troppo, però cioè, ci siamo capiti, no? Mettiamo il computer, parte super importante, ragazzi, questa cosa è importantissima della casa! È tipo la parte più importante... No, secondo me è la parte più importante della casa del computer, questo... Cioè, secondo sì, me... Sì. Io spero che tu stia parlando bene, perché se tu stai parlando basso, sono serio, mi innervosisco come una scrofa. Io spero di parlare bene, sono quasi convinto che di star parlando bene. Ok, bene, adesso stavi parlando bene, prima hai fatto un sì, abbastanza basso. Io te lo sto dicendo. Oh no. Sì, proprio così, quindi stai attento. Mettiamo anche la stampante, voi ce l'avete la stampante? Comunque non riesco a mettere la gif. Quando mai? Mi arrendo. Quando mai, imbecille. Insomma, sì, molto, molto, molto imbecille, però, anzi, i sapete... I tappeti. Ah, molto bravo, hai decorato la parte finale della casa, no, guarda. Fa schifo. ci sta, prima di tutto, decidete voi se fa schifo oppure no, secondo me è molto bella la casa. È tipo una scagazzata di carbone. Sì, ma qua non hai nemmeno chiuso, stupidino. Ah, poi devo, ovviamente, oh, caspiterina, cosa ho fatto? Eccoci, ok, perfetto. Devo accendere la luce, perché sennò poi dopo non si vede niente. Mannaggia. Cosa ci possiamo mettere d'altro in una casa come questa? I tappeti. No, a parte i tappeti, sì, ma dico un altro angolino. Cosa ci possiamo mettere nell'angolino? Tipo un letto, l'hai già messo, no? Ah, hai ragione pure tu, il letto, quindi il bed. Però il bed, questo qua è molto... No, il rosso troppo, bed. Usiamo tipo un colore più... più così. Ma ci sta? Sì. Sì. Più o meno. Anche dei vestiti servono. Cioè si deve vestire, no? Porca puzzarda. No, non abbiamo pensato a una cosa super importante. Cosa? Il bagno. Come facciamo senza bagno? Oddio, in una come casa? Come fa effettivamente? Cioè lo possiamo mettere di fianco al letto. Per carità. Allora aspetta una... No, facciamo così. Facciamo un piano sopra rialzato, dove prima di tutto con un'altra concrete. Sì. Concrete. Ok, figata. Hai ragione. E poi prendi la parte più importante, che sarebbe l'ascensore per andare al piano di sopra, che si trova al bagno. Ah, quindi sì, tu scrivi l'ascensore in inglese. Ma poi secondo me il tuo microfono ha una sorta di problema, che non so, elevator, come si... Ah, lo faccio io, guarda. No, l'ho trovato. Sì, va bene, buonanotte. Poi magari mi metti un elevator strano. Ok, perfetto. Abbiamo preso pure l'elevator giusto, perfetto, è importante questa cosa. Adesso ci mettiamo ovviamente... Insomma, com'è che si può chiamare in modo family friendly il bagno? Insomma, hai capito, no? Bagno. Sì, il bagno, esatto. Va bene, il bagno. No, allora, però tu devi parlare bene. E poi Hai ragione. Adesso. Mannaggia te. Io ti giuro che. Nonno, devi stare attento. Io ti sto odiando, ma no, seriamente. Cioè, mamma mia, oh. Allora, prima di tutto, nonno, inizia a raccontarmi cosa. Raccontami, forza, una cosa. Cosa devo fare? Cosa ti racconto? Ti racconto della casa di Gabri, che è proprio brutta per me. E perché dici che è brutta? Perché è una specie di cupola tutta storta, è brutta. Sì, ma se ti faccio una domanda, dovresti rispondermi subito, non dopo mezz'ora. Come? Sì, ti ho risposto subito, dai. Non l'hai fatto. Come no? E se mi contraddici poi mi fai anche arrabbiare, quindi farei stare un attimo. Sei stupido e starei anche un attimo attento io alla tua stupidità, perché potrebbe anche portarti un giorno alla rovina, orribile come parte. Ma come? Sì.
Poi ovviamente questa specifico non è mica una minaccia, non è una minaccia minimamente. Ovviamente era semplicemente un consiglio che io stavo cercando di darti. E questo, ok, perfetto, molto bene. Okay. Bene, è un po' buio qua. Ma no, non è buio perché io ho la luce super divina che funziona sempre. Per me sì, vabbè. Vabbè, però dai, devo dire che tutto sommato va bene. Sì, è bruttina, però. Ma non devi dire una cosa del genere, che poi ci valutano i ragazzi nei commenti. Valutate voi qual è la casa più bella secondo voi, comunque, ragazzi. Importante questa cosa. Poi, no, allora, io ti devo picchiare, nonno, sì. Perché cioè sei un po' deficiente a volte. Dopo dai, facciamo i conti. Allora, intanto, diciamo a Gabri che abbiamo finito. Quindi lo Gabri, sposto? Sì, spostalo, forza. Va bene. Ragazzi, raccontateci voi, cioè nel senso, diteci voi cosa fate nelle vostre case super importanti, perché nel senso io, a casa ci sono un sacco di attività bellissime. Ecco Gabri, qua. Abbiamo finito, forza, esci fuori, perfettamente. È molto bellissima bene. La sua. Allora, no, stai zitto, fa cagare. Perfetto, iniziamo subitamente dal dire che adesso... Ah, no, è brutta questa musica, non ha senso poi. Perfetto, fammi vedere. Cioè Gabri, io ti ho detto, cioè nel senso, scusami un attimo, la tua deficienza nell'usare i colori tutti quanti così, tu adesso mi spieghi perché hai usato tutti i colori morti, sembra la morte la tua casa, cioè, ma fatto? È molto bella però, guarda anche il pattern di qua sotto il pavimento, è bellissimo. Ok, no, ora no. Nonno non ci sarà più in questa serie perché ha detto che è bella la casa tua quando fa cagare, no, fa no, schifo. No, sincerità. Fa schifo. Prima... Allora, nonno, se permetti, decido io qual è la casa più bella. Quindi adesso rientra immediatamente, veloce. E poi, va allora, bene. Nonno, se io ti dico una cosa, però non mi devi contraddire su certe cose. Perché poi lui, cos'è che fa? Hai ragione. Stupido, mamma, io veramente, ma a me sembra di parlare con dei cerebrolesi a volte. Non no, sto facendo no. Affatto. Sì, ma veramente. Che poi ovviamente nulla contro i cerebrolesi. Però a volte mi sembra proprio che non ci siano. Insomma, scusanti. Forza, vieni qua. No. Sì, sono un po' lento. Sai com'è? Perché mi sa che è un po' stupido. Sì, proprio lei. Invece, guarda qua, Gabri, dovresti usare tutti i colori più magici, capito? Perché sennò scusami, cioè tutti i discorsi che ti avevo fatto all'inizio del video. No, non ti voglio sposare, che schifo. Ok, perfetto. Qua sopra invece c'è il bagno. Mi sa che comunque, ragazzi, Gabri oggi non può parlare perché è un po' alla raucedine. Non funziona bene la sua gola. Bene. Poi guardalo, c'ha una cariola nella pancia. Cioè. Sì, ha una cariola nella pancia. Votate voi nei commenti qual è la casa più bella. Mettete un emoji di un colore se dite che è la nostra. Invece l'emoji nera se dite che è la casa di Gabri. Secondo me la nostra è la più bella comunque. Guardate quanto è più bella. Mamma, proprio. Va bene. Sembra che abbia i capelli. Esatto, ha pure una personalità. E quindi noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao.